Buongiorno amici di Ciao Como, buongiorno, ben ritrovati. È venuto oggi a trovarci in studio Angelo Galli, che è fratello di Giambattista, il leader dei Sulutumana, Sulutumana che proprio in questi giorni hanno festeggiato 20 anni di attività. Allora, Angelo è venuto a trovarci perché orgogliosamente mostra la locandina dell'evento di domenica prossima. Lui però è anche il presidente di Umanamente e allora questa iniziativa è dedicata alla tua associazione. Cosa succede domenica a Canzo? Intanto buongiorno, caro Buongiorno, Angelo. buongiorno a tutti. Sì, diciamo che il Sulutumana e Umanamente hanno voluto, Fallo vedere ancora, lo facciamo ecco qua vedere la bene. locandina, hanno voluto fare un connubio per una data importante che di quegli Bravo. anni vogliamo festeggiare. Quindi Umanamente si è rimessa in campo per ricordare Gabriele Moreno Locatelli, che è un pacifista canzese, purtroppo morto in un attentato il 3 ottobre del 93. Morto in Quindi circostanze veramente drammatiche, lo ricordo, ucciso da un a cecchino a Sarajevo, Sarajevo, una esatto. bruttissima pagina di cronaca, vero? Tu lo ricordi sicuramente e lo conoscevi, Sì, lo Moreno. conoscevo di persona, era un ragazzino e vogliamo ricordarlo proprio con affetto, perché ogni persona di Canzo penso che abbia un aneddoto particolare da raccontare su Moreno e noi in realtà ne abbiamo qualcuno belli impressi nella mente. E anche la canzone dei Sulutumana, con un testo scritto da Giambattista in modo esemplare, di Passi di Pane, racconta proprio degli aneddoti precisi. Però ci piace anche pensare che ognuno si ricordi Moreno proprio come l'ha vissuto. Vi racconto un attimino umanamente cos'è. Bravo, Umanamente. no, infatti la tua presenza oggi, Angelo, proprio mi coglie anche, cogliamo l'occasione perché parliamo della tua associazione, di questa Umanamente. Umanamente, sì, umanamente dice, il nome dice tanto, perché umana e mente vuol dire una persona che vuole pensare. Noi siamo nati più o meno un annetto fa, poi siamo riusciti a fare un evento solo per i motivi che tutti conosciamo, il 15 gennaio con Don Colmegna, e in quell'occasione abbiamo parlato un po' degli ultimi. Lui è presidente della Casa della Carità a Milano, è stata una serata molto interessante, nutrita di interventi, e Don Colmegna è un personaggio enorme. Avevamo altri appuntamenti con il professore Raffaele Mantegazza, abbiamo dovuto posticipare tutto, e dico posticipare perché non abbiamo annullato nulla. Alla prima occasione, che è questa, volevamo ricordare Moreno e quindi abbiamo pensato appunto a questo connubio con la canzone del Sulutumana di Passi di Pane, tant'è che la giornata si intitola proprio così, e con noi, perché Moreno va ricordato. Moreno va ricordato e quindi noi siamo nati come da un gruppo di amici, un gruppo di ragazzi che vogliono creare un certo tipo di cultura. Non per forza una cultura pensante, anche quello sì, però la sera deve portarti a casa qualcosa. Anche una cultura un po' più goliardica, quindi un concerto come quello di domenica. Ah, il ricordo ovviamente di Moreno, perché come hai detto è una persona che ha perso la vita in circostanze pazzesche e tragiche, e poi però anche appunto questo connubio con la musica, con la vostra Certo, associazione, anche sì. perché è giusto, siete nati da poco, quindi mi pare che poi nel momento peggiore, perché poi c'è stato tutto questo Sì, problema legato al abbiamo avuto modo di Covid. pensare, però diciamo che Bravo. abbiamo anche fatto della disgrazia una virtù, e quindi abbiamo avuto modo di pensare, abbiamo creato delle interviste anche online, e per tutto il periodo del Covid sono andate in onda in rete, quindi c'era la possibilità di fare delle interviste a distanza, dove abbiamo intervistato gli alpini che si sono dati da fare in modo esemplare. Abbiamo intervistato due associazioni di volontariato, l'SOS di Canzio e la Croce Rossa di Asso, che in prima persona hanno cambiato il modo di intervenire nelle varie emergenze, quindi modificare anche l'abbigliamento e tutto il resto. Abbiamo intervistato dei docenti, dei professori che anche loro hanno dovuto modificare il modo di lavorare. E quindi non ci siamo fermati lì. Adesso però vogliamo andare avanti e in presenza vogliamo continuare il nostro progetto, che è tutto in divenire, cioè siamo in tanti e quindi ognuno butta dentro un'idea, e a me è il compito di gestire un attimino Bravo le Angelo, senti, varie. diamo allora due indicazioni anche per il concerto di domenica, perché Esatto. ovviamente ci sono sempre le misure Covid in atto, quindi bisogna contingentare, giusto, Esatto, è tutto l'ingresso? contingentato, Ecco, bravo. esatto.
Allora, lo faccio vedere io, perfetto, la tengo così. Bravo. Allora, l'ingresso è gratuito. L'ingresso è gratuito. Domenica pomeriggio, canzo al parco Barni. Al parco Barni. A partire dalle ore 16. Ci saranno degli alpini all'ingresso e all'uscita, e quindi in base a quanto ci daranno come ingressi, perché Areu comunque può modificare anche le persone che possono intervenire al parco, in base a quello vedremo a che ora chiudere i cancelli. Comunque esatto. Io dico, non possiamo prendere delle prenotazioni perché non abbiamo una segreteria adesso, però vi chiedo cortesemente di arrivare per tempo il parco. Ecco, esatto, la cosa importante è arrivate magari un attimo prima, per tempo, come ha detto Angelo, perché poi c'è appunto quando i posti saranno esauriti e nessuno potrà più entrare. Esatto. Ovviamente. E quindi questo è l'invito di arrivare, ecco, non si può prenotare, come giustamente ha detto, ma arrivare prima, sì. Dalle 16, vedete, canzo, la locandina, al Parco Barni, alzalo un attimo così lo vediamo meglio, perfetto, eccolo qua, il concerto, i Surutumana, il fratello di Angelo Giamba, assieme agli altri componenti del gruppo, di Pace e di Pane, per dedicare questo concerto appunto a Gabriele Moreno Locatelli. Lasciami dire anche forse un'ultima cosa, oppure se andiamo avanti un attimino, ho avuto il piacere per adesso di conoscerlo al telefono, Luigi Ceccato, sì, esatto, con altri due suoi amici, praticamente erano presenti sul ponte quel tragico giorno, e con piacere vogliono venire lì e dare la loro testimonianza e dirci anche per chi era Moreno per loro in realtà. Perché era un ragazzo dalle mille virtù, quindi io l'ho vissuto in un modo, ma sicuramente altre mille persone l'hanno vissuto in mille modi differenti. Bravi. Perché ne aveva per tutti Moreno, veramente. Bravi, questa è una bella testimonianza la sua, direi che abbiamo spiegato appunto che cosa succede allora domenica, abbiamo parlato anche di umanamente. Senti, allora, visto che ti ho accolto oggi, mi farebbe piacere, se hai altre iniziative come associazione, vieni pure. Ma molto volentieri. Devo farti sì. Complimenti, perché la voce mi sembra simile a quella di Giamba, eh. Siamo lì, sì, molto simili, ad effetti siete. E lui canta meglio però. Viva la sincerità, va bene, se lo dici tu va bene, mi fido. No, Giamba è bravo, è assolutamente un grande artista a tutto tondo, e domenica quindi Giamba e i Surutumana, oh, sono già 20 anni, sti ragazzi, sì, sono sì, in sì, giro. Sì, sì. Siamo giovani, un ventenne ha appena preso la patente, un ventenne, quindi dobbiamo farne ancora di incidenti prima di arrivare alla pensione. Va bene, allora mi raccomando, di Pace e di Pane, è importante. Domenica a Canzo, ricordare Moreno Locatelli, grazie Angelo. Grazie Marco, grazie a tutti, speriamo nel tempo, che è il primo cliente che abbiamo tutte le mattine, certo, quando ci svegliamo, e ci vediamo domenica. Grazie. Grazie mille.